libertà. Io li invito a venire a godere di qualcosa che il governo... Il governo Berlusconi evidentemente... non è riuscito a negare, cioè... al sole, alla bellezza, ai 100.000, ai 100.000... monumenti e chiese della Italia... ai 3.500 nostri musei, ai 2.500 siti archeologici, alle 40.000 case storiche dell'Italia che non siamo riusciti a distruggere in questi due anni. Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. L'Italia quindi...